È il tango è il sogno del pibe, il sogno del ragazzino. Sapete che in lunfardo pibe è un piccolo ragazzo, ma in modo potrebbe essere anche in modo dolce, il pibe, sì? È il pibe, la piba. Ci stiamo facendo finta che siamo dei ragazzini, sì? È il pibe, la piba. E il sogno del pibe è un tangasso di Reinaldo Gisso. Vi ricordate che Reinaldo Gisso aveva scritto insieme a Roberto Ruffino il tango Soñemos? Vi ricordate quello dell'amore proibito? Bene. Reinaldo Gisso, insieme a Puey, un musicista molto, un bandoneonista molto importante dell'epoca, compone nel 45, se non sbaglio, questo tangasso, il sogno del pibe, che tratta tre temi, sì? Tra i diversi momenti del tango non tratta solo il calcio. Dire che il sogno del pibe in Argentina è una frase hecha, si può dire, quando un qualcosa tu lo desideri moltissimo, per esempio vorrei viaggiare a Hawaii, non so, adesso mi è venuto. Non lo voglio fare, però il vorrei... sogno del pibe. Il sogno del pibe sarebbe, per me sarebbe il sogno della piba. O, che ne so, ballare nel teatro della Scala di Milano. Per me sarebbe il sogno della piba, il mio sogno maggiore, sì? Quando tu nell'innocenza sogni qualcosa da ragazzo. Il desiderio, più grande. Perché? Perché facciamo questa piccola premessa? Perché... oltre alla produzione, diciamo, dei testi inerenti al calcio o agli sport popolari, molti movimenti del tango, danza, provenivano dai tangheri che erano a loro volta anche o pugili o che facevano il pugilato o giocatori di calcio, amatoriali, professionisti. Per cui cosa facevano? Portavano nella danza quei movimenti caratteristici, le finte di corpo e la maghe, la finta di corpo è la maghe chiamato, è un passo proprio di tango, la gambetta che sarebbe il dribbling, la no? Barrida, la barrida, quando facciamo la barrida alla donna, no, che le spostiamo il piede, quel piede sarebbe la palla, noi facciamo lo stesso movimento come se dovessimo fare un passaggio. E molti altri movimenti che... Quindi il tango è il sogno del pibe. Durante la poesia di questa grande, grande poesia di Reinaldo Gisso, esplicita e inizia a spiegare il contesto. Inizia a spiegare che nel contesto di una casa molto umile, probabilmente una baracca, come si dice in italiano? Una baraccopoli sarebbe. Una baraccopoli o un favela. Quartiere molto umile. Sì, non sta specificando no. Che è proprio povero povero. Però sì, si può... e vincere che stiamo parlando di un contesto molto umile. E arriva il postino a questa casa molto umile e lascia al ragazzino che stava lì, che lo ha ricevuto, gli lascia una lettera. E questo ragazzino, che aveva fatto le prove per poter giocare in un club evidentemente molto importante del suo quartiere, viene chiamato per fare il provino. Allora lui corre in questa prima parte del testo alla madre che sta pulendo tutti i panni a mano in un piletón, chiama, sì, sarebbe il posto dove si lava la roba nella parte esterna del balcone. Una vasca sarebbe. In una vasca. E la madre emozionata lo abbraccia, no? Perché si sta compiendo la prima parte di questo sogno di questo bambino un po'... non so se disagiato, non vorrei dire una cosa che si capisca male, però lì sorge il primo, la prima frase, il primo argomento che dice: mamita querida, gli dice alla mamma, ganaré denaro, sarò Maradona. Questo è stato un pochettino dopo cambiata. Perché ovviamente cosa è successo in questo testo? Che poi col tempo, nei decenni, venivano cambiati i nomi dei giocatori che vengono citati all'inizio. Negli anni 40, poi successivamente apparirà Maradona, eccetera, quindi e altri magari giocatori. Il cantor cambia il nome del giocatore per essere più comprensibile nell'epoca. Che ne so,
qua adesso si potrebbe dire sarò Ronaldo, no Ronaldo, sarò, sì, Cristiano Ronaldo, Messi, boh. Se parliamo dei giocatori degli anni 60, probabilmente le nuove generazioni non li conoscono. Esatto, quindi lei dice, mamma cara, guadagnerò denaro, sarò Maradona, un rojito, un boche. Dicen los muchachos che ho più gambetta, e qua c'è il dribbling, che il gran Bernabé, che era un altro giocatore molto importante dell'epoca. Dicono i ragazzi che sono più bravo a dribblare del gran Bernabé, un giocatore del passato. E poi ancora, molto felice, il bambino le dice... E vedrai che bello quando lì nella cancia, nello stadio, i miei gol applaudano. Sarò un goleador, sarò un trionfatore. Sì. Giocherò, giocherò dalle inferiori fino alla prima divisione. Io so che mi aspetta la consacrazione. E per finire, lì già ti sta dicendo che... Ti prepara. Ti prepara, no? E... Ti racconterà alla fine l'ultimo paragrafo che lui sognerà questo bambino perché c'è una parte relatata, non cantata. Sì, c'è una parte raccontata, dice, no? Relatata. Dove dice, dormia il muchacho, il pibe dormiva e tuvo quella notte il sogno più bello che poteva avere. Lo stadio pieno, glorioso domingo. Finalmente in prima divisione lo andavano a vedere. Mancando un minuto, stanno ancora 0-0 le due squadre, tomò la pelota, il bimbo, sereno, sereno nella sua azione, gambetteando todos, sì? La gambetta è quando quello dribbling. Che dice Emiliano, il dribbling, si infrenta al portiere e con forte tiro segna il gol. Quebrò il marcador. Quindi è molto bello perché c'è un racconto completo del sogno del pibe, sì? Che sta legato sia a un discorso sociale di come tanti ragazzi finora, avendo un talento come saper giocare molto bene a calcio, sognano con riuscire a giocare in una squadra buona e riuscire a mantenere la famiglia. E poi la passione per il calcio che ti sta segnalando. Sì, abbiamo l'argomento principale che è quello della rivalsa sociale attraverso il calcio, cioè attraverso un talento, attraverso sì, un gioco. Sì, 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 però la rivalsa sociale nel senso che la prima cosa che dice mamita querida, mamma cara, guadagnerò dei soldi, cioè, immagina, già questo è, ti fa capire, guadagnerò dei soldi. E fa tutto l'excursus, l'immaginazione di quello che dicono i ragazzi, i suoi compagni di squadra e lui, delle doti che ha, per finire poi nel racconto, nel sogno, il racconto di cosa succede durante la cronaca raccontata, sì. Di quello che succede nello stadio dove lui, con il suo portamento sereno, comincerà a dribblare tutti quanti fino a dribblare le portiere. Sembra la storia del gol di Maradona nell'86. Infatti, in Messico, no? Contro l'Inghilterra, sì. Segnerà il gol e ci sarà tutto lo stadio che lo acclamerà. Per la cronaca, questo ci sono. Metto la parte che canta. Mamita querida, ganaré dinero,
sería un balonero, un Maradona. Dicen los muchachos, yo soy argentino, que tengo más tino que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando se en la cancha, cuando les aplaudan, sería un triunfador. Una de la quinta, después en primera, yo sé que me espera. Adesso relata il sogno, infatti lo parla prima. Se dormiva il muchacho e tuvo esa noche il sogno más lindo che pudo tener. Lo stadio pieno, glorioso domingo, por fin en primera lo iba a ver. Faltando un minuto, están se va cero, como la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos en frente al arquero, y que un fuerte tiro, que gol marcador. Questa è la versione, scusate. Già si sente tanto lì. Mando più avanti al cantor. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus almas, al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada la cual quietó, y el pibe le dijo riendo, el club me ha mandado hoy la situación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un José. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha, mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera. L'ultima parte, lo stesso raccontata. La cronaca da 90° minuto. Dormì il muchacho e tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lindo, glorioso domingo, por fin en primera lo iba a ver. La conto. Faltando un minuto, están 0-0. Toma la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos en frente al arquero, y con fuerte tiro, ahora el marcador. Vedete come